Buon sabato, benvenuti a un nuovo appuntamento col nostro talent show. Sapete cosa facciamo solitamente al sabato? Siamo sempre disponibili per offrire vetrine a cantanti, non soltanto calabresi in questo tratto, anche perché abbiamo delle ospitate un po' particolari oltre confine regionale, come nel caso di questa sera. E allora entriamo subito nel vivo della trasmissione, anche perché questa sera vedrete di carne al fuoco, ce ne sarà tanta, i giovani talenti ne passeranno anche questa sera. Il primo, che non è un giovanissimo talento, nel senso che lui ha abbastanza navigato perché è abbastanza conosciuto, ma piuttosto in campagna, Alex Annunziata. Buonasera. Di lui sapete tutto? Sapete molto? Avete ragione, perché effettivamente con Salvatore Rugolo ci siamo soffermati a parlare di lui qualche settimana fa. È vero. Allora, Alex Annunziata nasce artisticamente 3 anni fa, biograficamente ha più di 3 anni, e però ha un'intensa attività. Come cresce artisticamente? Benvenuto, Alex. Ciao Pino, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera alla Calabria, buonasera ai calabresi, buonasera a tutti voi. Sono contento di essere qui finalmente. E niente, saluto questa splendida emittente che mi ha ospitato e ringrazio te innanzitutto. E niente, siamo qui per provare. Beh, niente, tanto, almeno da quello che sappiamo noi in questi 3 anni. Siamo qui per provare ancora a crescere un po' di più. E ne hai fatti di chilometri, hai fatto di conoscenze, hai fatto di spettacoli, di serate e quant'altro. Sì. Abbiamo fatto un disco 3 anni fa che comprendeva cover e canzoni inedite, e abbiamo girato un po' la Campania, la Calabria, insomma stiamo cercando di espandere questa conoscenza di questo edito inedito. Il contenuto? E, come ho detto, contiene 6 cover e 2 singoli, e tra cui abbiamo cercato di prendere le canzoni tra virgolette più belle della canzone italiana e napoletana, abbiamo cercato di farle a modo nostro. E si troveranno canzoni della vecchia Napoli trasformate in musica cubana, insomma abbiamo cercato di espandere mettere, i nostri orizzonti. Potendo mettere delle parole chiave, sì. Possiamo mettere amore, possiamo mettere storia, possiamo mettere canzone napoletana, possiamo mettere tante cose all'interno di questo edito inedito che comprende tantissime cose, sì. E che ha avuto già un enorme successo, perché le piazze ricevi plausi, e consensi e richieste. Per fortuna sì. Molto è stato più Campania, meno Calabria, sì. Comunque insomma per ovvie ragioni. È stato un prodotto che è piaciuto tanto, e soprattutto anche gli inediti che abbiamo fatto hanno richiamato un po' la musica moderna e insomma poi il mio essere in realtà, perché quando fai i brani inediti devi cercare di far capire alle persone ciò che vuoi trasmettere. E sembra che ci siamo riusciti. Allora, noi abbiamo come motivo conduttore poche chiacchiere e molta musica, tanto ascolto. Allora cominciamo subito con il primo ascolto del primo brano di Alex Annunziata. Grazie.
abbiamo sentito Come Puoi. Adesso sentiamo l'ex annunziata su ogni pezzo di questo edito inedito. Intanto lo vedete, ce l'ho in mano e vorrei che mi dicesse Alex due parole su ogni brano. Fammi dire, che poi sarebbe quello che tra poco ascolteremo. Fammi dire, è una canzone di Enzo Avitabile, è una canzone molto famosa di Enzo Avitabile, fatta sempre nel suo genere, noi abbiamo cercato di farla diciamo a modo nostro, come ci piaceva. E sembra essere stata una buona idea. Poi quella che abbiamo appena ascoltato, Come Puoi. Come Puoi. Come Puoi è il mio primo singolo, a cui sono molto affezionato, è una storia d'amore, tutta da ascoltare, insomma, è quello che mi ha dato più successo per adesso. In terza traccia, Miele. Esatto. Su Miele cosa possiamo dire? Miele c'è tantissimo da dire. Miele è una canzone dei Giardini dei Semplici, e l'abbiamo fatta a modo nostro, sembra un po' cubana, sembra un po'... l'abbiamo stravolta. L'avete stravolta. Totalmente. E che gli avete fatto a questo piccolo grande amore? Questo piccolo grande amore l'abbiamo trasformato in un rap. Quasi in un rap. Addirittura. Beh, classico il Baglione, ovviamente. Esatto. Sì. Beh, io dopo è scontato, insomma. Sì, è così, no? Un classico. Ti offende come donna. Ti offende come donna invece è il mio secondo singolo. Tratta di una storia vera, di uno scandalo su YouTube e sui siti, insomma, quelli a luci rosse, e di una ragazza, insomma, che è stata tratta in inganno da questo ragazzo, e cerchiamo, come insomma, spesso di accade, dargli... purtroppo, sì. Purtroppo okay. È un tasto abbastanza dolente dei nostri giorni. Abbiamo cercato di raccontarlo. Ti offende come donna, poi Voglie Tournà. Voglie Tournà è una grandissima canzone di Giovanna De Sio. Sì, certo. È sempre da ascoltare, perché noi abbiamo fatto tutto a modo nostro, rispettando le tracce di questi big, insomma, della canzone napoletana e italiana, abbiamo cercato di fare tutto a modo nostro, tutto da ascoltare. C'è la grande Nel Sole di Albano. Esatto, Nel Sole di Albano, incopiabile, sì. Traccia assolutamente con tante emozioni, e io l'ho fatta come piace a me. Sì. Che poi sono le canzoni che più ti piacciono, cioè, sì. È stata fatta una scelta anche in base anche alle preferenze personali. Esatto. La Forza della Vita? La Forza della Vita, ricordiamo benissimo, è di Paolo Vallesi. Certo. È davvero una forza della vita, una bellissima canzone, stupenda, da tante emozioni. Ascoltatela. Da edito inedito, ora come promesso, il primo brano, Fammi Dire. Va a capire tutte cose che non dice mai, non si può cambiare in dovente sopportando il tempo che non può passare, non ci vanno più le promesse, ormai sono stanco, non voglio aspettare, devi decidere con chi vuoi vivere. Come puoi restare ferma mentre da carezze morta insieme a te, e tu non sento cuore, stanno cane forte che va bene a me. Giuro noi che ci fai amore, perché rindo scuro tu mi può avere, ma in tanti pazzi nei momenti che si sta rubando a me. Quando raggi conosciuto faceva amore e senza parlare, t'ha girato tutto dentro che tu mi hai cercato per te far pensare. Ma stasera sono sicuro che se non ci dice tutta la verità, mi metto a parte che st'amore fa cambiare. Tutto che le cavo tu, così non può continuare, non si può campare per sempre questo male tempo che non passa mai. Se ti fa sta malattia perché tu non sei capace di rilassare, però convinciti, la
lasciami vivere. Come puoi restare ferma mentre da carezza è posta insieme a te? E tu non usi il tuo cuore, stanno canne forte che mo sta con me. Chiudo lo che ci fa amore, lo che rido scuro, tu mi puoi avere. Ma intanto passo nei momenti che si sta rubando a me. Quando ti ho conosciuto già facendo amore e senza parlare, ha girato tutto dentro che tu mi cercate per te favorza. Ma stasera sono sicuro che se non ci riesce tutta la verità, ti metto a parte chi sta amore a capa. Ancora su Edito Inedito, intanto su altri che hanno collaborato a questa produzione e importanti collaborazioni. E il disco è stato totalmente programmato con Sergio Donati e con gli arrangiamenti del maestro Ettore Gatta, e da cui insomma le idee degli arrangiamenti particolari e insomma È stata una bellissima collaborazione. Questo è il mio primo disco, quindi è pieno di emozioni. E poi c'è stato l'aiuto di Tony Aprile con i cori, insomma è stata una grandissima esperienza per me e spero che le cose vadano avanti, insomma cerchiamo di fare sempre cose nuove. Ecco, lui insomma esprime questi nomi, fa questo elenco, sì, con enorme entusiasmo, perché effettivamente si tratta di nomi importanti, certo, magari a noi in Calabria a qualche chilometro meno conosciuti, ma si tratta di nomi imponenti, esatto, per quanto riguarda la musica. Dopo questo disco Edito Inedito sono arrivati due singoli importanti, sì, pure ricco di soddisfazione, è stato insomma il seguito, eccetera eccetera. Come si chiamano e sono, cosa canti? Sono due singoli che preparano la costruzione di un nuovo disco, quindi daremo questa bomba appena possibile. Si chiamano Fammi Entrare e Vivere o Non Vivere. Sono due storie d'amore, entrambe insomma abbastanza lavorate ma diverse. Tutte da ascoltare. Allora, iniziamo con Fammi Entrare, Alex Annunziata. È mezzanotte, caro Rolietta, perché non saccia soffrire. Oggi non mi sa una compagna, rindo scuro torna a guardare. Questo cuore non mi fa dormire, sta male tutte sere, vado ancora a te, perché non la capite che noi stiamo appiccicati, perché non la capite che per te tutto è per nulla. Dai mi prego amore fammi entrare, amala sta porta, non mi puoi lasciare solo, non me ne torna a casa con sto cuore innamorato, tu lasciami di scala perché va a vivere con te. Vivette verde, morette verde, scrivemmo un broglie soli, le frasi che vorrei gridare, non ci posso mettere il tuo nome. Questo amore non mi fa dormire, sta male tutte sere, vado ancora a te, perché
perché non l'ha capito che noi stiamo appiccicati, perché non l'ha capito che per te tutto è perduto. Dai più prego amore fammi entrare, la rama da sta porta non mi puoi lasciare solo, non me ne torna a casa con sto cuore innamorato, non lasciami ti scala perché voglio vivere con te. Stanotte combattendo un marremmo, ti giuro, ti voglio e non mi fermo niente. Io non mi voglio andare così, fammi campare un poco e dopo voglio farmi. Io non mi voglio andare così, fammi campare un poco e dopo voglio farmi. Prego, fammi entrare. Dell'importante, parliamo di Calabria, parliamo di noi altri, l'importante collaborazione con Turi Rucolo. Sì, Turi è una persona stupenda che ho conosciuto l'anno scorso e subito ci siamo, tra virgolette, innamorati della musica dell'uno e dell'altro. Esatto, c'è stata subito un'intesa e stiamo preparando un nuovo disco, come ho detto prima, con la GS Record di Catania. E niente, purtroppo per fortuna, quando si incrociano varie mentalità, io magari napoletano con la Calabria e la Sicilia, insomma, cerchiamo di fare cose belle, magari che non sono state ancora ascoltate. E con l'idea dell'uno o dell'altro cerchiamo di creare qualcosa di nuovo, meglio. Esatto, di fare il meglio. E quindi questi due pezzi, questi due singoli in questione, stiamo appunto parlando di loro, sono un po' una forma di collante, no? Tra il passato e il futuro. Esatto. Futuro che sarà imminente, avete sentito. Sì, sono stati una preparazione, insomma, precedente, che ci diremo nel nuovo disco, che inseriremo anche questi due singoli, proprio per dare un ponte con il resto, insomma. Perfetto. Con il nuovo. Ascoltiamo questo secondo singolo, non compreso in questo edito inedito, esatto, che si chiama Vivere o non vivere. Alex Annunziata. Non c'è cuore senza amore, non c'è pioggia senza sole. Rinunciare o tornare a fare la
Bene, adesso abbiamo l'ultimo brano per questa puntata di Alex Annunziata. Si è detto tutto? No, tanto sì. Però se qualcuno avesse scordato qualcosa o volesse comunque continuare a interloquire con Alex, come farlo? Vogliamo ricordare Alex? Sì, cioè, intanto tu hai il portabandiera qui in Calabria, certo, che è Turi. Turi, gli ho pienamente dato la sua, insomma... ti sei concesso? Sì, perché la sua esperienza è tanta, insomma, e sul territorio mi sono affidato a lui. È il miglior referente che è ci un sa. Grande amico e ci tengo anche tanto. Grazie. Perfetto. Ci fai sentire adesso Miele? Certo. Miele, Alex Annunziata. Grazie. Dei nostri corpi addormentati sotto il sole, sulle tue labbra c'era un sapore che non ho scordato mai. Mai, miele, le nostre fughe e si torna. Cadevano le prime stelle, miele, come ribella. E l'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male con me. C'è un'altra epoca in fa. Il nostro talent va avanti come con Maria Vittoria Costanzucci, che è stata qui decine e decine di volte, no? No, che è vero, non decine e decine di volte, scherzo, esagero, ma avremmo voluto certamente averla qui decine e decine di volte e la avremo senz'altro perché la sua musica ci piace e piace alla Calabria e non soltanto alla Calabria, ma alla Calabria dico anche per appartenenza, perché loro stanno facendo dei concerti, ricevono applausi, consensi, reinviti e bisogna anche parlare anche a beneficio della presenza qui di Michele Di Gesù, ecco, certificare quello che è stato detto finora, Michele,
Maria Vittoria, perché bisogna riavvolgere il nastro e dire tutto quanto da zero, ecco, a beneficio anche dei nostri ascoltatori, su Etno Classic. Esatto. Maria Vittoria, allora, quanta strada si è fatta? Si è fatta parecchia strada, soprattutto perché abbiamo avuto una tappa molto importante, che è stata quella di Mazzarino a maggio, ed è stata una tappa organizzata dai Lions Club, che ci ha portato una crescita non da poco, ecco, dove siamo stati apprezzati, e comunque anche in Sicilia ci vorranno Mazzarino, che se non è gemellata poco, esatto, ci manca, adesso siamo stati a con Roccella Ionica, perché c'è una storia comune, eccetera eccetera, esatto, legata ai Carafa, ecco. Quindi Gianni c'è stata la volta passata, Michele no, quindi dobbiamo un po' azzerare tutto, esatto, quanto, e dire come non nascono gli Etno Classic. Gli Etno Classic nascono in realtà da un'amicizia comune, da una musica comune. Nascono da, in realtà da Eugenio Bennato, io direi, io partirei da qua. Perché Eugenio Bennato ci ha dato l'ispirazione, ecco, per partire con la sua musica meridionale, e la voglia di imparare strumenti e tradizioni del Sud Italia. Vi ha benedetto, esatto, vi ha battezzati. Però da qua siamo, e non sono passati, esatto, molti anni, poi, francamente. Sì, più o meno, sì, saranno, comunque non siamo freschi da. Beh, diciamo quanto anno. Così si regoleranno loro, se più o meno. Ma adesso questa formazione trio, come siamo adesso, siamo in 2-3 anni più o meno, ecco, ed è quella che ha portato di più, perché ha portato una crescita con una produzione, i nostri brani inediti, quindi brani inediti però con ispirazione popolare, anche con un pizzico di classico, perché Michele, ricordiamo che suona il pianoforte, io studio anche canto lirico, e quindi abbiamo una formazione classica anche di base che ci caratterizza, ecco. Cosa suonate, cosa cantate, in che maniera? Nel senso, come canzoni inedite abbiamo varie canzoni, per esempio La Via della Fontanella, che adesso vi faremo ascoltare, poco. Che è una canzone in realtà pugliese, con una traduzione in italiano, al ritmo, diciamo, tra la pizzica e il tango, una cosa molto particolare ed espressione, ecco, che vi faremo ascoltare. È La Via della Fontanella, l'ascoltiamo subito, eh? Etno Classic.
Rieccoci in studio con Michele Di Gesù, al quale chiedo, ma sì, ne parlava Maria Vittoria, siamo stati qua, là, ma una tappa importante, significativa, che vi è rimasta in mente? Sicuramente una tappa significativa è stato nel settembre scorso il memorial del maestro Francesco Molinari Pradelli a Bologna, dove viene organizzata dalla vedova di questo maestro nella sua villa museo. E questo evento, due giorni di musica, diversi artisti anche internazionali e di generi molto diversi, quindi è un interesse del pubblico per queste eterogenicità della musica. Adesso ascoltiamo, tu come te la cavi? Cioè, riesci a comprendere quanto, in che maniera, quanto te ne possa importare, perché abbiamo sto dialetto, no? Insomma, tu che arrivi dal Veneto. Allora, io arrivo dal Veneto, ma... Ci soffri un po' per no, nulla. Ma c'è da specificare un punto, mio padre è siciliano, di conseguenza io ai dialetti meridionali sono sempre stato abituato sin da piccolo, perché quando andavo... A subirli. Quando andavo in Sicilia dai miei nonni l'ho sempre sentito parlare, dai parenti, di conseguenza non mi sono assolutamente nuovi, sì. e anzi comprendo molto più con facilità. Quindi suoni e comprendi pure, e allora mi puoi benissimo, ti posso chiedere benissimo, facciate direttamente piuttosto che a Maria Vittoria, l'Uruscio di Lumari, che cos'è? È una fiaba salentina di questa principessa che si dispera per il proprio amore. Noi presenteremo il nostro arrangiamento, in cui importante è la componente di ispirazione classica, perché viene eseguita con il pianoforte, con il suono del pianoforte e le sue peculiarità. L'Uruscio di Lumari. Le cantare, entisi le rano più le cantare.
L'estate sta finendo, diceva qualcuno. Nel senso che l'estate sta finendo cronologicamente, ma ancora c'è un po' di serate che riguardano gli Ethno Classic. Altra data importante? Sicuramente a Reggio, il 27. 27 settimana agosto, prossima, quindi, sì. A Reggio. A Reggio. Poi finisce l'estate, si va avanti perché gli Ethno Classic non si fermano. Cosa vi riguarda per il futuro? Avremo vari progetti, ma un progetto importante sarà ritornare in Sicilia, sia con la Rotary Club e sia con la Lions, quindi che già stiamo cercando di prendere accordi per quando potremo tornare, ma già sicuramente torneremo. Come chiuderete per questo sabato qui da noi? Con quale pezzo? Allora, concluderemo con la serenata, che come la Viola Funtanella sono entrambi dei brani inediti nostri, con parole di mio padre, musica mia e arrangiamento di Michele. Serenata Ethno Classic. Thank you.
voglia tanto bene, penso solo a te. Il tuo cuore t'appartiene, devo stare con te. Finito anche per questa settimana, noi siamo qui ogni sabato, mai in ferie, e a maggior ragione in questo periodo i nostri artisti sono impegnati per le piazze, quindi abbiamo meglio l'occasione di coglierli e di portarli in studio. 21.30 al sabato, sempre offrendo le nostre vetrine ai talenti e non soltanto di Calabria. A sabato prossimo, grazie. About the song to love, may it's all about me once again down from the sea. Sweet old Alabama, when the sky turns so blue. Sweet old Alabama, Lord, they're coming round to you, round to me too. Well, I hope it's the young guns on the ball here. Ooh, ooh, ooh. Well, I hear the young guns power down. Well, I hope the young guns lost my eyes and I just sounds like ooh. I'm too young, too dumb to realize that I should have bought the flowers. Just got nothing on him. I'm talking about a lover whose face has the wind. Everyone we talk about how he got me fixed. It ain't voodoo, it's just that quick. Could be the greatest lover that ever kind of passed. No, I ain't got all the chances. A tough lover, yeah, yeah, yeah. A tough lover. A tough lover, yeah, yeah. A tough lover. Devo giocare, devo giocare, devo giocare, devo giocare, devo giocare.